Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono in delle condizioni pessime perché sono appena uscito di doccia, ho appena mangiato. La cosa buona è che è uscita una canzone di Salmo, finalmente. Come sapete è probabilmente il mio rapper preferito in Italia. Professionale. La parola chiave per descrivere Salmo: professionale. E quindi oggi andiamo ad ascoltare la canzone nuova di Salmo, uscita su Spotify ieri sera. Finalmente la canzone è uscita, è una canzone che annuncia il suo nuovo album. E niente, andiamocela a sentire perché sono curiosissimo. Parla di entrare in un film. Suoni tipo Nitro, cioè tipo l'ultimo album di Nitro, mi assomiglia. Questa è l'Italia, scuola del suo, scuola del cuore, giro la notte. Questa è l'Italia, pistola e dialetto, parla lo stretto. Fratello, è che non sento che non capite. Descrizione perfetta, qui entra un po' in Salmo. Dico la base. Come cazzo ci sta andando? Grazie. Quanta musica, applausi. Informazione sai qui non informerà, zitti che ascoltano il pop, qualcosa non torna. L'estate all'Italia, tu non sai, cambio. Cercherò la intestino, come cocaina, codeina, sembra che c'è una tosse manina. Snaccio la cinghia, chupami, chupami, pinga. Raga, quanti cazzo di camicia sta pensando? Anche sta cosa della R finale. Mi ha sorpreso un'altra volta. Chi è che si aspettava una traccia del genere? In quanti se l'aspettavano? Allora, è una critica ovviamente all'Italia, all'italiano medio, eccetera, 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 e ha criticato tutto quello possibile e immaginabile. Lo ha fatto in un modo assolutamente originale rispetto a tanti altri. È un argomento comunque molto trattato, ovviamente la critica al proprio paese, la critica a quello che è la politica, la critica in generale è assolutamente un argomento portante della musica rap, e questo non c'è dubbio. Però come lo ha fatto Salmo con questa traccia è incredibile. Ammetto che può essere strano al primo ascolto perché ci sono talmente tanti cambi che uno può rimanere un attimo attenzione a questa traccia, però se riesce a entrarci dentro subito è un viaggio, perché la base che si arrangia in 30 modi diversi, lui che ci va sopra ancora più pesante, poi c'è la parte dell'aereo, poi quando fai applausi e la bomba, wow. Se questa è l'anticipazione al nuovo album di Salmo, preparategli un tappeto rosso. Numero uno in assoluto, mi ha fatto divertire con questa traccia perché assolutamente ha detto delle cose anche molto buffe, perché non è per niente banale, peraltro. Inoltre ha detto molte cose che penso naturalmente anch'io. Quando ha detto la frase tipo razzisti o una roba del genere che ascoltano hip hop, ci ha mangiati, perché effettivamente ha preso per il culo un po' tutti con questa traccia, e Salmo è tornato.